Lorenzo, possiamo dire la tua età? Sì, come no. Dilla tu. La dico io? Va bene, la dico io. Voglio far fare i conti a loro, eh. Io sono nato il 4 maggio, sono toro. Simon è toro, Simon, attento. Lo dice per avevo caso. Indagato. Avevi indagato? Avevo indagato. Sono nato il 4 maggio del 1926. Fatti i conti. Chi ci azzecca lo dice. Fatti benissimo. 93! Beh, 93! Però... Ce l'ho scritto! Fatti benissimo! Ecco. Portati straordinariamente. Portati... È al cinema, il signore qui. È al cinema, è tornato al cinema con Max Giusti appena un minuto. Abbiamo parlato con lui di questo film, è venuto lunedì, inizio settimana. Ma tutta questa energia, 93 anni... Qualcuno che me la dà. Dipende sempre da tante cose. Da qualcuno che me la dà, l'energia, e infatti è un omaggio che faccio a lui quando faccio la voce di Dio in aggiungi un posto a tavola. Quindi... Hai debuttato con Totò. È stato il primo film che ho fatto ufficiale, diciamo. Ce n'era uno precedente che si chiamava Signorinella, dove fu lanciata Antonella Lualdi. Ecco. Ma il vero film che poi per me è stato importante, perché ho conosciuto il principe Antonio De Curtis, uomo straordinario, meraviglioso, che qualcuno ha osato dire che fosse... un po' tirato, antipatico, no. Lui regalava alle persone più povere 500 lire, che allora erano mezzo stipendio di un impiegato dello Stato. Ecco. Quindi è stato un grande onore per me fare un film lì. Ero il palo della banda. E poi lui mi ha chiamato per tanto tempo in tanti altri film. Ne ho fatti altri 7 con lui, 7-8, sempre con la regia di Mario Mattoli, l'avvocato Mario Mattoli. Come il principe Antonio De Curtis voleva essere chiamato principe, perché lui era forse principe nell'anima e in tutto. Grande uomo. Abbiamo grande trovato uomo. Un filmato del 1958 alle canzoni di tutti. Cameriere? Bene! Comandi, signora? Oh, cameriere, sentite, vorrei bere qualche cosa. Benissimo, signora, dica pure. Però non incominciamo a insistere col whisky, perché non lo voglio, non mi piace. Io non ho detto niente, signora, lei è libera di ordinare tutto ciò che vuole. Un bicchiere d'orzata, fresco fresco. Un bicchiere lo d'orzata? Lo berrei, sì. Sì, benissimo. Bicchiere d'orzata. Allora. Benissimo. E dentro ci mettiamo una fettina di limone. Una fettina di limone nell'orzata? Sì, lei sta scherzando, sì. Signora? Perché? La fettina di limone si mette nel tè. E allora, ecco, allora portatemi il tè. Benissimo. Sì, un bel tè, sì. Caldo. E dentro ci mettiamo un bicchierino d'anice. Anice, sì. E tè? No, non vanno d'accordo, signora. Allora va bene, invece del tè portatemi il caffè. Un bel caffè caldo, signora. Bel caffè caldo, benissimo. Caldo, mi raccomando. Oh, e nel caffè ci mettiamo una spruzzatina di Seltz. Il Seltz nel caffè, signora, non va. Il Seltz va per caso nel whisky. Vuole un bel whisky? Ecco, ci siamo arrivati. Con Dolores Palumbo, mi stavi dicendo. Un'altra grandissima attrice... Dolores Palumbo, che aveva una forza straordinaria, aveva una risata che poteva durare un intero sketch. Unica, fantastica, napoletana, bravissima. Quanti film e quante persone? Quante film care persone, le ho conosciute tutte. Io sono un fortunato perché sono ancora vivo, gli altri invece sono andati a passare da qualche parte più bella, chi lo sa, in paradiso. Io credo che in paradiso ci siano tanti di quegli attori meravigliosi che formano le più belle compagnie del mondo. Almeno continuano a recitare anche lì. Come le dice lui... Abbiamo visto all'inizio uno sketch con Sandra Mondaini, dove lì è la classica moglie un po' così, un po' rompina. Meravigliosa. Io ho parole per loro... Mastroianni, De Sica, Sordi, Sandra Mondaini,
Pianello. Beh, tanti sketch con lei, io ne dovrei avere un altro. Io? Specialissimo del 1964. Sì. In ti vuoi rivedere? In uno specialissimo, sì, me lo fai vedere? Pezzettino. Non di più. Lo sapete quasi tutti la canzone che va adesso. Per poter conseguire benché minimo successo. Deve avere almeno un po' di piaggio, un po' di mare. E di suo protagonista la mamma dovrà incontrare. E anche se non sembra il caso, qualche lacrima sul viso non dovrà mancare. Se vuoi il successo! Devi almeno non scordarti del batuzzo. Della bimba che non ha per amare ancora l'età. Del mattone per ballare, del martello per picchiare. Puoi inserire con ragione la ballata del trombone. Ma non van dimenticate tutte quelle tonnellate. Di ye da-da. Yu-yu. Da-da. Ma che guaio è lanciare una canzonetta. La cosa bella è che andavamo tutti d'accordo. Ma è possibile questa cosa? È possibile. Perché avevamo una preparazione, un'educazione, anche delle grandi famiglie dietro le spalle. E quindi sapevamo scambiarci un'opinione, il rispetto, quello che purtroppo manca oggi. Manca il rispetto, vero? Manca molto il rispetto, manca molto la comunicazione. La gente non più comunica, non si sa per quale ragione. Vai in trattoria, vai in un ristorante, vedi una bella coppia, guarda quanto è bella lei, guarda quanto è bello lui, che belli. Nel corso della serata si scambiano 10 parole. La prima cosa che fanno, tirano fuori un telefonino e lo appoggiano sul tavolo. Quello è il loro compagno, con quello loro parlano, con la moglie, con la figlia e con il figlio non parlano. Parlano poco. Dobbiamo tornare a parlare. Abbiamo la fortuna di avere la parola. Pensate agli animali che non possono averla e comunicano attraverso un orecchio. Io gli orecchi ce l'ho belli grandi. Buon pomeriggio, stiamo percorrendo i 70 anni di carriera di Enzo Garinei. In maniera lucida, puntuale, perfetta. E prima della pubblicità ci siamo fermati sul giornalino di Gian Burrasca. Uh-huh. Guardate in questa scena con l'immenso Paolo Ferrari, è una grande rita. Oddio, sento un formicolio per tutto il braccio. Oh, per tutto il braccio! Normale. Ma fa solletico! Mi viene da ridere! Che solletico! Piuttosto, fra di noi, credi realmente nell'efficacia di queste applicazioni? Male non fanno. Male non fanno. No, assolutamente. Ebbene. Bene? Beh, dal punto di vista psicologico, sì. E poi io credo fermamente nelle cure elettriche. Il futuro è nell'elettricità. Bravo, sempre più veloce. Benissimo, così. Tu c'eri su quel set, tu c'eri. Ma la cosa divertente è che rivedere queste cose, che io non mi ricordo neanche più di averle fatte, sono importanti, sono belle, intere canzonissima, con l'anno addirittura Tony Ucci, Carletto Sposito, io, Sandra Mondaini, prendemmo tutti la maschera d'argento, era il 1961, mamma mia quanto tempo indietro. Tante belle cose, sì amici miei, vogliatevi bene. Rachele, vogliatevi bene, conta solo quello, il cuore, amatevi, ve lo grido, c'è rimesso solo l'amore, se lo buttiamo via è finito. Scusate, se mi prendono questi 5 minuti, ma mi fa rabbia. Attenzione, perché ti faccio parlare con una persona che non usa mai il telefonino, infatti non risponde neanche alle telefonate. Rachele, dimmi. Io provo una immensa stima per il maestro e soprattutto ringrazio la RAI che ci fa rivedere questi momenti bellissimi, bellissimi, davvero, grazie davvero. Daniele. Beh, senza dubbio
Senza dubbio si può solo che ammirare questo tipo di televisione di una volta e la televisione di Caterina che la ripropone, quindi quello è da dire. Però è giusto anche ricordarsi che una volta c'erano tantissimi talenti tutti insieme su un palco e quindi quando si vedevano questi spettacoli c'erano attori, personaggi davvero di profonda cultura. Oggi che viviamo nell'epoca dei talent e dei reality che dovrebbero invece sfornarli, mancano. Lo so, è la vita. A proposito di talenti, un grande Gino Bramieri in questo sketch troppo divertente. Ah, con Gino? Sì. Gino è stato un ricordo meraviglioso. Eccomi qua! Rieccoci qua, rieccoci qua in questo distinto locale di inaudita finezza, colmo di ambasciatori e di elite, per deliziare ancora una volta i presenti con il fuoco di fila di arguzia, amenità e l'evidenza del nostro ineffabile ed erotico fagotto, Camomilla! Camomilla! Meraviglioso Camomilla, saluta i signori, su, avanti, Camomilla. Buonasera a tutti, quelli belli, quelli brutti. Buonasera a tutti. Passiamo avanti, Adesso che sei lottato. Portami a nanna. No, Camomilla. Portami a nanna. Stai sveglio, devo farti molte domande stasera. Moltissime. Anch'io. Sì. Anche tu. No, non è possibile, Camomilla. Ti ho detto che non è possibile qui in televisione. No. Io devo telefonare. Ma non puoi telefonare? Io devo telefonare. E allora mi telefona addosso. Hai buonino. Basta. Calmati. Tranquillo. Buono. Portami a nanna. No. Portami a nanna. Nemmeno per sogno. Il tuo grande amico Gino, eh? Il tuo grande amico Gino Bramieri. Molto. Ci siamo lasciati, l'ultimo spettacolo suo era riuscire a farvi ridere ed era praticamente un ritorno alla spettacolo, alla comicità pura al 300%. E ci siamo lasciati a Genova e mi ha detto ci vediamo a Milano, Enz, il prossimo anno facciamo uno spettacolo insieme. E poi invece non ci siamo più visti. Purtroppo succede. Tu ami il teatro. Noi ci siamo conosciuti anni fa in un teatro. Succede perché è così la vita. Succede perché è così la vita, perché è così. È un alti e bassi. Bisogna abituarsi anche a cose ancora più gravi. Tu sai di che parlo. Io ho conosciuto il maestro Garinei nel 2000-2001. Io ho fatto la scuola. È stata per me la numero uno e sapevo che sarebbe riuscita alla grande. Però non volevo fare l'attrice, c'era questo particolare. E mi ricordo che tuo figlio mi disse, ma perché non vuoi fare l'attrice? Dico, ma perché io non la so fare, voglio solo imparare questo mestiere. Poi l'ho rivisto in Don Matteo, e poi in tante altre cose. E poi ho saputo che se n'è andato troppo presto. Sì. 26 febbraio del 2016. Lo rivediamo in Don Matteo, lo ricordiamo mentre fa il lavoro più bello del mondo. Sì, certo. È vero che un cane da tartufi ben addestrato può valere anche 10 milioni? È vero, lei è ben informato. Sì, beh, se per questo ne so un sacco di cose. Ad esempio che lei negli ultimi tempi ha fatto degli ottimi affari. Anche questo è vero. Ma com'è tutto questo interesse per i cani da tartufo, capitano? No, per i cani no. Per chi li uccide. Io i cani li curo, non li ammazzo. L'ha salvato! Bravo, dottore! Allora lei è ottimista. Ecco, sono a sua disposizione. Ho qui un campione da far analizzare. Sono sicuro che non si tratta di veleno per topi. E lei come fa a saperlo? I sintomi riscontrati in Shonik mi fanno pensare ad un avvelenamento da alcaloide. Andrea. Hai fatto un regalo a Lorle, mia moglie, a Isabella, mia figlia, a Martina, la mia nipotina, che vede me,
E vedi, Andrea, grazie. Grazie alla Rai Arte. Grazie. Grazie a voi. Vorrei stringermi la mano a tutti. A tutti. A tutti. Agli amici tecnici. A tutti voi. Alla Rai prima persona. Grazie. Grazie, Andrea. Enzo Galinei. Oh, meno male.